Signore e signori, buonasera. Ci siamo finalmente, ci siamo. Allora, la compagnia di teatro dialettale, quelli delle Roncole 2 di San Giacomo Roncole, vi presenta La maestra di violino, una commedia in due atti scritta da Giovanna Ganzerli. I personaggi: il De Gonda, Patrizia Poletti, Gustavo, suo marito, e Giovanni Solieri. Ercole, il figlio, Federico Mancini, ho scritto tanto manca la camminata l'esalme, va bene. Poi dopo c'è il dottor Ferrari, Ferruccio, Umberto Scardua, la maestra di violino, che è Graziella Meschieri, una vicina di casa, che poi questa signora fa due parti, fa anche l'ufficiale delle tasse, è Elena Galavotti. Le scene sono di Corrado Zioni, Tancredi Veronesi, Enrico Manzini, Ettore Ori, le luci di Maurizio Zolini, il trucco di Umbretta Parenti, il suono e l'amplificazione di Giorgio, che è qui sotto di me, quindi se c'è qualcosa che non va lamentatevi con lui, non con la compagnia, Ecco, la regia è di Giovanna Ganzerli, che vi ricordo è anche l'autrice del testo. Io volevo dirvi una cosa, mi hanno detto che c'è un sacco di belle cose in giro, lotterie, pesche, la stima della bicicletta, l'asta della bicicletta, oltre naturalmente gli stand gastronomici e tutte queste belle cose. Alla fine della commedia ci sarà l'estrazione delle lotterie, quindi non andate via, perché chi ha i biglietti al Poulain Vincere,
perché qui proprio la vittoria, la vincita di un grosso premio al Totocalcio o al Super Enalotto o non lo so che cosa, ha praticamente sconvolto quella che è la vita normale di una famiglia, tanto che la sei un po' incasata, la fa tu qua i passi un po' troppo long, più lunghi che la gamba, e questo ha messo un po' di movimento in casa, però dopo alla fine tutto funziona normalmente, tutto ritorna nella normalità e tutto va bene. Niente, non mi resta altro che augurarvi una buona serata, un buon divertimento, e andiamo a cominciare. Buona serata ancora!